ci ha scolpiti. Leggendo da Ecclesiasi sappiamo che la pietra di cui noi siamo fatti non è pietra fredda, ma è Gesù Cristo stesso, è Lui la pietra. Allora la prima semplice riflessione è questa: penso che sia importante ogni tanto nella nostra vita fermarci e riflettere su chi ci ha dato forma. L'esperienza della Chiesa è fondamentalmente questa: scoprire che la nostra fede non ce la siamo data da soli, ci è stata donata ed è stata scolpita da molte persone, da molte esperienze. E allora la prima preghiera che possiamo fare oggi è la preghiera di ringraziamento al Signore, perché Lui è certamente la roccia su cui noi siamo fondati, la roccia da cui siamo stati cavati e scolpiti. E perché è bello ricordare al Signore tutte le persone che ci hanno scolpito. Noi siamo così perché molte persone ci hanno aiutato a diventare così. Nella vita e anche nel modo in cui viviamo la nostra fede. E allora oggi ringraziamo per chi ci ha scolpito, ringraziamo per il dono della comunità che ci dà forma ogni giorno se noi ci lasciamo formare. E quindi anzitutto una preghiera di lode, di ringraziamento. E poi forse l'immagine più bella della parola di oggi è quella di Paolo. Secondo le lettere ai Corinzi, Paolo la scrive con la pancia, proprio non con la testa, e usa questa immagine bellissima: noi siamo il profumo di Cristo. E qui penso che dobbiamo tenere sempre accesa una domanda: in che senso ciascuno di noi personalmente e tutti noi come comunità siamo il profumo di Cristo? Da cosa si riconosce che una comunità è una comunità cristiana? Cosa fa la differenza tra noi, comunità cristiana, e il mondo che ci circonda? Questo profumo di Cristo si deve vedere, oltre che annusare, in scelte concrete e virtù, anche comunitarie, in modalità con cui ci si mette gli uni a servizio degli altri. Ma teniamo lì la domanda e non mettiamola via: come facciamo ad essere personalmente, come comunità, profumo di Cristo? Di quale profumo ha bisogno oggi il nostro mondo? Questo mondo qui, che è l'unico che c'è ed è il mondo per cui Gesù è andato in croce, il mondo che il Signore Gesù ama e che ci chiede di amare. E poi nel Vangelo Gesù indica Giovanni Battista, che nel frattempo è morto martire, come la lampada, colui che ha provato a portare luce. E Gesù accusa quelli che sono lì ad ascoltarlo di non aver ascoltato, di non aver accolto questa luce che Giovanni portava. E mi pare che Gesù in questa pagina, come ovviamente fa spesso nel Vangelo, tracci anche il percorso per essere suoi discepoli e per diventare profumati di Lui. E il percorso che Gesù traccia è sempre lo stesso, niente di particolarmente originale, siamo noi che non lo percorriamo mai. Gesù dice che per accogliere questa luce, direi Paolo, per profumare di Cristo, dobbiamo ascoltare la voce del Padre. Per profumare di Cristo dobbiamo contemplare il volto del Padre e compiere le sue opere, ascoltare la parola.